So benissimo che è una questione di dettagli e per curare i dettagli lo si può fare solo quando si è al completo lavorando in palestra. Per cui quello che abbiamo fatto stasera credo sia stato un ottimo lavoro, non soltanto all'inizio ma credo per almeno per più di 30 minuti. Dispiace soltanto di aver chiuso la partita alla fine con un po' più di palle perse di quelle che avrei voluto ed aver subito nell'ultimo quarto 28 punti, però ripeto, alla fine eravamo un po' stanchi, qualche giocatore, senza neanche nasconderci, Kennedy ha un problema fisico che si porta dietro alla caviglia da più di 2 settimane, credo che nel momento in cui riusciamo a raggiungere anche una buona condizione fisica di tutti e riusciamo a lavorare, credo che possiamo anche limare e migliorare anche qualche dettaglio. Contento per tutti i ragazzi, a turno credo che abbiamo giocato una partita importante, non solo offensivamente, ma credo che buona parte dei nostri numeri positivi in attacco siano arrivati da una difesa molto aggressiva, e questa deve essere una nostra caratteristica, perché non essendo, tranne Daniele Magro, non essendo altissimi, io credo l'aggressività sul perimetro, la comunicazione, il lavoro di squadra deve essere una nostra caratteristica principale per poterci permettere di giocare anche a ritmi un po' più alti. Quindi adesso ci godiamo questa vittoria, siamo partiti con 2 su 2, non so quanta gente ci credeva perché con tutti i problemi che abbiamo avuto, quindi un giorno di riposo per chi se lo può permettere, e quindi io e il mio staff da stasera iniziamo già a preparare la gara di Cremona. Le vittorie fanno sempre morale, sono sempre positive. Io credo che nel poco tempo che abbiamo avuto a disposizione questa squadra ha dimostrato in mezzo al campo di aver già acquisito una certa mentalità e può soltanto migliorare. Rimaniamo con i piedi ben saldi a terra perché sappiamo che è un campionato difficile e complicato, lo dicono anche i risultati di ieri sera e dell'altro ieri sera, ciò che è successo in giro, però noi guardiamo solo in casa nostra, godiamoci questi 4 punti e prepariamo per bene la gara di Cremona che sarà difficilissima. Secondo me è meglio che ci togliamo dalla testa il 6° e il 7° posto che abbiamo vissuto le ultime 2 stagioni, perché qui i miracoli li fa soltanto quello al piano di sopra. Questa qui è una squadra che ha dei pregi e dei difetti, però io ho sempre detto dall'inizio che sarà una squadra che butterà il sangue in campo, quindi questo lo sta facendo. Poi piano piano sistemeremo le cose tecniche e anche le cose fisiche. È ovvio, se giocavamo come abbiamo giocato quei 25-30 minuti vincevamo di 40 e lasciavamo Brindisi a 55. Il nostro obiettivo è e rimane, e ripeto, non lo faccio per fare il finto umile, l'altra cosa, la realtà è quella. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la Serie A. Poi come sempre ogni anno alla fine vedremo dove siamo, e l'importante è cercare di mantenere questa categoria.